11 aprile ricorre la giornata del mare e della cultura marinara, che è un evento che è stato previsto dalla recente riforma del codice della nautica da diporto. Questa giornata, che è stata organizzata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica in collaborazione con la Lega Navale, vede la partecipazione di tutti gli enti, anche pubblici, che contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione dei tesori del mare. Infatti la giornata del mare ha anche l'obiettivo, principalmente l'obiettivo, di valorizzare tutti quegli aspetti che dall'ambiente agli aspetti storici hanno contribuito, che dal mare hanno contribuito a valorizzare, diciamo, l'ambito nazionale e la cultura marinara dell'Italia. Il nostro intento è quello principalmente di sensibilizzare in generale l'opinione pubblica, ma soprattutto le nuove generazioni, sull'importanza che il mare ha rivestito per lo sviluppo economico, sociale e in generale culturale della nostra nazione. L'incontro di oggi, 11 aprile 2019, è quello di presentare e far conoscere al pubblico l'attività del Ministero per i beni e le attività culturali riguardanti la tutela del patrimonio archeologico sommerso. Quindi presenteremo una parte delle nostre attività in quello che è il territorio sommerso della Locride. Oggi ci troviamo qui presso l'Auditorium Comunale di Roccella Ionica per celebrare la seconda giornata nazionale del mare. Questa giornata, che è stata istituita dal Consiglio dei Ministri l'anno scorso con un apposito decreto, e il nostro istituto ha un corso specifico, il corso Trasporti e Logistica, conduzione del mezzo navale nello specifico, per cui i nostri alunni sono particolarmente sensibili alle problematiche che riguardano le attività marinare. Noi collaboriamo con la Capitaneria di Porto, collaboriamo con la Lega Navale e attualmente i ragazzi sono impegnati in un bellissimo progetto con la Fondazione Costa Crociere, e il progetto si chiama Guardiani della Costa. E questa giornata, ripeto, è stata istituita l'anno scorso ed è stata scelta la data dell'11 aprile, in quanto nel 1991, proprio in questa data, è affondata la superpetroliera Aven nel mare antistante il porto di Genova. Ciò ha comportato una grave perdita non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista dell'ecosistema del mare. Per cui cerchiamo di sensibilizzare questi ragazzi alle problematiche. Noi viviamo in un paese di mare, no? Roccella Ionica ha avuto l'anno scorso la 15ª bandiera blu, per cui il mare fa parte della nostra vita, sia dal punto di vista economico che è turistico. Abbiamo un porto bellissimo e ogni anno abbiamo migliaia di turisti che vengono qui per le vacanze, per cui il mare è un volano, diciamo, non solo per le attività economiche, ma anche culturali, turistiche e in generale. E ritengo che Roccella deve istituzionalizzare questa giornata, perché per Roccella il mare rappresenta non soltanto quella bella risorsa che noi vediamo d'estate quando andiamo a fare i bagni nella balneazione, ma è veramente una risorsa di tipo economico, perché potremmo dire che l'attuale economia di Roccella è impostata soprattutto sul turismo. Quando diciamo turismo, Roccella significa prioritariamente mare, con tutto quello che significa, cioè dire arenile, sistemazione dell'arenile, tutela ambientale del mare con un impianto di depurazione che è un fiore all'occhiello della nostra città, con i requisiti della balneazione ottimali che hanno ottenuto sempre per 18 anni la bandiera blu, e quindi questa risorsa va sottolineata, va implementata, va tutelata, e bisogna creare appunto una cultura del mare. Questa giornata oggi serve per questo.